Costruire le possibilità affinché l'ingresso dei paesi dei Balcani occidentali nell'Unione Europea avvenga trovando già pronto un sostrato economico che tenga conto delle enormi potenzialità espresse da quei paesi. Stamani, entrando nel vivo, il summit economico ha scoperto subito le proprie carte. Il ministro degli esteri Alfano e il commissario europeo all'allargamento Hahn hanno dettato le linee, intanto ricordando i dati. 20 milioni di potenziali consumatori, un mercato ed una serie di accordi economici in continuo sviluppo. Quindi illustrando le strategie. Dove passa il commercio, ha ricordato Alfano, non passano le armi. Se poi, secondo Hahn, questa impostazione, come dire, preventiva avrà successo, il processo di transizione di questi paesi nell'Unione Europea sarà molto dolce, verrebbe da dire automatico. In un simile contesto, ha chiosato Alfano, non ha alcun senso citare dazi o barriere. L'Europa rimane un'area che ritiene invece che il protezionismo non sia mai la risposta giusta e che le porte aperte ai commerci e al libero scambio siano la chiave di volta per una economia che è una economia sempre più dinamica come quella che la globalizzazione chiede e impone. Infine, non è un caso che per ospitare il summit si sia scelta Trieste, per il suo passato e per la sua posizione geografica, incrociando la città in un momento particolarmente importante per il suo presente e per il suo futuro. Abbiamo vinto la candidatura per la città della scienza 2020, per cui un grandissimo successo per la città. Oggi c'è questo summit nazionale, ieri abbiamo incontrato il ministro Alfano, oggi arrivano tutte le delegazioni, per cui siamo sinceri, in questo momento Trieste è il vento in poppa. Se avessimo scritto questa sceneggiatura non ci sarebbe riuscita così bene, anche perché il successo di ieri della vittoria per quanto riguarda la capitale della scienza 2020 europea è stato proprio il suggello per l'inizio del summit. Lavoriamo per il Porto Vecchio, per il Punto Franco, ripeto, per il 2020 che sarà un momento importante e veramente c'è molto da fare, ma sicuramente siamo alla ribalta internazionale. Oggi abbiamo questo vertice importantissimo che è un riconoscimento del lavoro fatto in questi anni e credo francamente che i risultati che stiamo portando a casa, il decreto attuativo del porto di Trieste e tanti altri che riguardano anche la regione intera, insomma siano il successo veramente di un lavoro fatto certosino, fatto in questi anni, prezioso, con un appoggio del governo italiano.